È arrivata bene. Vedi, lei è la nostra mascotte. Questa gattina è la nostra mascotte perché lei sente l'energia che ci arriva e subito arriva pure lei. Sei in diretta, Leila, perché su Facebook non mi è apparso il link. Ah, ok, è arrivato adesso. Sì. Ecco qua. Andrea, me lo mandi come si intitola che non lo trovo? È su Netflix, Silvana, è su Perché là Netflix. non trovo come scritto. E João, dopo. è ilunga, João di Deus, di Deus, de Dedeus. Deus, Deus, Deus. È Giovanni di Dio sarebbe, ma è in portoghese. Cura e crime. Sì. Allora, vedete la bestia mia che sta qua, la nostra mascottina. Ok, buonasera a tutti voi, buonasera allo specchio dell'anima. Buonasera ragazzi, benvenuti a questo nostro incontro. E nella serata oggi è il giorno della medianità. E manco fa apposta, Andrea ha detto che ha visto i film, il documentario. E mi ha fatto delle domande che oggi manco a fare apposta, come diciamo, noi parleremo proprio di questo, della che non esiste, non è possessione, diciamo così, nessuno prende possesso di niente, è solo una questione di, è come la zecca si attacca a noi, così loro si attaccano a noi e controllano alle volte la nostra volontà, ma sempre con il nostro libero arbitrio possiamo fare a meno di lasciare o meno. Allora, facciamo la nostra preghiera chiedendo agli amici spirituali, ai benefattori di questa casa, di ogni casa vostra lì che si collega in questo momento, di essere qui con noi in questa serata che ci porta tanti chiarimenti, tante cose nuove attraverso le vostre domande. Chiediamo agli spiriti benefattori di benedire, fluidificare, magnetizzare queste acque, le acque di ognuno di voi che state lì a casa, perché queste acque possono portare i fluidi balsamici, i fluidi rigeneratori. Per noi, per la nostra famiglia e per chi ha bisogno. Chiediamo inoltre che la luce dell'amore di Dio e della comprensione della sua saggezza universale possa far sì con che le nostre parole, con quello che leggiamo, possa chiarire un po' di più la nostra vita e la nostra mente, che possiamo capire quello che leggiamo più che mai. Allora, io condivido lo schermo, che metto il testo di questa sera, che si chiama Psicofonia Sonnambolica. L'altra settimana, l'altra volta, abbiamo letto Psicofonia Coscienti, no? Invece questa è sonnambolica, vuol dire non è la persona in medio non è cosciente. Qua noi stiamo leggendo casi, sono vari casi che André Luiz, quello medico di nosso là, sta visitando. Tutto il libro, nei domini della medianità, tutto il libro racconta una unica serata di una riunione medianica. Vedi un po', tutto il libro parla solo di una sera, cosa accade durante la riunione medianica. E qua le riunioni medianiche in genere, perlomeno in Brasile e nelle case spiritiste che seguono Kardec, lasciamo ben inteso questo, che sotto le l'ispirazione degli spiriti che hanno dettato a Kardec la codificazione, ossia i vari libri che hanno dato le risposte a lui, lui
e spiega quello che accade nel mondo spirituale. E qua noi stiamo vedendo che sono vari spiriti con dei problemi che arrivano nella casa spiritica e chiedono aiuto per poter andare nella luce. Tipo Ghost Whisperer, là, quel film che ci sta, no? Ghost Whisperer. In questo caso qua ci sta un trattamento, non c'è bisogno di niente di più, ma è un trattamento agli spiriti che una volta che sono disincarnati, che sono morti, non hanno capito o che non hanno capito che sono morti o ancora sono rabbiosi o sono dispersi o sono persi, no? Perché hanno delle problematiche, hanno avuto delle problematiche durante la vita terrena e si sono comportati un pochettino male nella vita terrena. Então, che cosa accade con i cattivi? No, noi domandiamo le volte che cosa accade con i cattivi quando muoiono, no? E qua c'è stato un bel esempio, solo che come la misericordia divina non manca mai a nessuno, e nessuno è abbandonato a se stesso mai. Ci sono questi lavori che si fanno nel mondo spirituale a questi spiriti che stanno in difficoltà, che stanno lì, alle volte non sanno neanche cosa sta accadendo con loro, sono un po' persi. Qualcuno vuole leggere? O Andrea o Rosaria, o qualcuno che voglia leggere? Perché la spiegazione, io vi interrompo durante la spiegazione, ma è meglio che qualcuno di voi legga, perché Eh sì. sennò. Se vuoi Vai. leggo io. Va bene, va bene. Dammi solo un secondo che devo cercare di... Aspetta, scusami un secondo. Ok. Sì. Si vede bene la scritta? Sì, il problema è il mio PC, non è tanto la scritta. Il Ah. problema è solo il mio PC. Vediamo, dai, vediamo se ci riesco, dai. Allora, psicofonia sonnambolica. Sotto la guardia del venerando amico, che più ci sembrava un nome apostolico, un povero spirito demente attraverso la stanza. Mi Allora, ricordava. loro stanno, è arrivato un altro. La volta scorsa abbiamo visto quello là che era andato, ha lasciato la mamma malata a casa e è andato a fare il carnevale e poi quando è tornato è morto per incuria di se stesso. E lui era un po' così, era perso e attraverso l'aiuto della mamma e della spiritualità superiore è riuscito a sollevarsi, a uscire da quella condizione. Qua stiamo vedendo un altro spirito che sta arrivando, no? Tipo povero demente, perché dicono demente perché non capisce cosa sta succedendo, e sempre la guardia, no? La de venerando amico, vuol dire o di Clementi o di Aulus, che sono l'istruttore di questo gruppo in questo momento che stanno studiando. Andrea Luisa lo sta accompagnando. Vai. Mi ricordava un vecchio aristocratico, improvvisamente strappato dal seminterrato, perché i fluidi che lo rivestivano erano una vera massa scura e vischiosa, che gli copriva l'abito e disperdeva emanazioni nauseabonde. Vedi in che stato stava questo spirito che è arrivato? Sembrava un vecchio nobile aristocratico, cosa di questo genere, ma era tutto strano, quella cosa schiuma viscosa, questa cosa un po' come da filmi di horror, no? Che se uno guardasse così era tipo i zombie, no? Tipo un zombie. Vai. Nessuna delle entità sofferenti che si spintonavano davanti esibiva un aspetto così orribile. Qua e là, con varie sembianze, si comprimevano nel luogo riservato ai fratelli meno fortunati. Le maschere di sofferenza erano addolcite da segni inequivocabili di pentimento, fede, umiltà, speranza. Ma quella faccia patibolare, che sembrava emergere da uno strato di fango, si allevano la freddezza e la cattiveria, l'astuzia e l'indurimento. Ecco, perché lì è come erano una riunione mediana, che si ricorda del film Ghost, che quando quella medium è riuscita
a comunicarsi con lo spirito del ragazzo, no? Tutti gli altri spiriti hanno detto, wow, lei ci può vedere, ci può comunicare. Então, durante nel suo negozio, là, nella sua saletta, là dove lei leggeva le carte, faceva i tarocchi suoi, la cosa varia, era pieno di altri spiriti lì. Tanto è che quando la signora voleva parlare con il marito, dice: no, qua non c'è nessuno, andate via, praticamente la sala si è svuotata. Noi pensavamo che era piena di gente che aspettava il suo turno, no? Di persone incarnate. Invece no, erano tutti spiriti che aspettavano il suo turno di poter lavorare, di poter comunicare. Così la stessa cosa, questi spiriti che si spintonavano erano tutti lì in assemblea. In questa casa, nessuno della casa vedeva tranne che i medium, che davano assistenza a questi spiriti meno fortunati, che dice. Ma la freddezza di questo uomo, di questo spirito che è arrivato lì, era duro, era freddo, cattivo. Então, vuol dire, diciamo così, questa faccia da zombie che lui teneva, che erano spantavano pure loro, spaventavano pure loro. Vai, davanti. Davanti all'espressione con cui spuntava all'improvviso, gli stessi spiriti disturbati indietreggiavano timorosi. Nella mano destra, lo straniero da poco arrivato portava una frusta che tentava di schioccare, mentre proferiva esclamazioni strepitose. Ecco, allora lui, no, che tutti quanti scappavano, perché lui sembrava il più cattivo di tutti quanti che stavano lì, e lui teneva questa frusta, e lui era arrabbiato. Chi mi fa venire qui contro la mia volontà? Diceva lui, no? Vigliacchi, perché mi segregate in questo modo? Dove sono gli avvoltoi che mi devorano gli occhi? Infami, pagheranno caro degli oltraggi subiti. Vuol dire, lui era proprio arrabbiato, si dimostrava attraverso le parole, ma mettendo in evidenza. E mettendo in evidenza l'estremo squilibrio mentale di cui si faceva portatore, continuava in tono rudo di voce. Chi ha detto che la sfortuna rivoluzione dei francesi avrà riflessi in Brasile? La follia di un popolo non può diffondersi in tutta la terra. I privilegi dei nobili sono inviolabili. Arrivano dai re, che sono indiscutibilmente prescelti da Dio. Difenderemo le nostre prerogative, sterminando la propaganda dei ribelli e regicidi. Ecco, Vedrò. allora, no. Allora, che succede? Da questo paragrafo, da questo inizio di paragrafo, possiamo, diciamo, noi stiamo leggendo un libro che è stato pubblicato nel 1940 o 53, questo qua mi sembra nel 53, 1953. Lui è lo spirito questo sfortunato spirito, no? Dementi, questo cattivone lì, sta parlando della rivoluzione francese. Dice: avrà riflessi in Brasile. Oh, ma la rivoluzione francese era successa 200 anni prima, no? Então, vuol dire, ci fa supporre, ci fa indovinare che questo spirito è in giro nel mondo spirituale, nel mondo astrale, da più di 200 anni. Che non è andato nella luce e sta girando senza capire niente perché da 200 anni. Perciò sta dicendo che la follia, parlando dei regicidi, perché hanno ucciso i re, no? Il re di Francia, e dicendo che i re erano dati da Dio il potere di essere re. Cosa che non è vera, che lo sappiamo, no? E lui, in quell'epoca in cui questo signore si riferisce, avevano schiavi, no? Erano ancora schiavi. Então lui sta parlando di un periodo anteriore a quello che è stato scritto il libro, e parla di un paese dei momenti del Brasile coloniale. Vai, difenderemo dei Venderò i nostri. miei schiavi alfabetizzati, niente di annunci e commenti della ribellione. Come produrre senza la frusta sulla schiena? Gli schiavi sono schiavi, i signori sono signori, e tutti i fuggiaschi e i criminali conosceranno il peso delle mie braccia. Ucciderei senza pietà. Ho
Cinque tronchi di tortura, cinque tronchi. Ecco di cosa necessito per rifare la nostra tranquillità. Vede, lui sta ancora riferendosi il trattamento che si davano agli schiavi. Lui dice: io venderò tutti gli schiavi che sanno leggere, per non leggere fogliettini, questi annunci rivoluzionari di ribellione. Então lui sta raccontando, dicendo che il provvedimento che lui userà, che non può fare più niente perché è morto, ma lui non se ne rende conto e dice che userò questi provvedimenti per torturerò, metterò nel tronco e darò con la frustrate. Vai, è stato. È stato un latifondiario disumano, che era il nostro orientatore. Disincarnò negli ultimi giorni del XVIII secolo, ma conserva ancora la mente stagnante nel guscio del proprio egoismo. Non percepisce nulla, per ora, se non le scene interiori, create da lui stesso, composte da schiavi, soldi e profitti della vecchia proprietà di campagna dove interrò il pensiero, diventando oggi il vampiro incosciente delle anime reincarnate che furono a lui care nel Brasile coloniale. Con tutto il rispetto che dobbiamo alla fraternità, possiamo dire che non era niente più che un torturatore spietato dei prigionieri sfortunati che gli cadevano sotto il guanto di ferro. Detentore di un vastissimo latifondo, possedeva con sé una grande legione di servitori che lo hanno conosciuto da vicino per la tirannia e la perversità. Ele sta raccontando chi era questo signore con questa apparenza di nobiluomo, di aristocratico, no? Lui era un schiavista, era perverso, no? Tirannia e perversità. Vai, avanti. Avvalendomi della pausa spontanea, fissai la faccia del triste nuovo arrivato con più attenzione, riconoscendo che i suoi occhi, sebbene mobili come quelli di un felino, erano vitrei, morti. Stavo indicando quelle orbite inespressive, quando l'istruttore, indovinando il mio slancio, aggiunse: odiava i lavoratori che gli sfuggivano delle grinfie e quando riusciva a strapparli dal cui lombo, non solo l'ammanettava ai tronchi di martirio, ma gli bruciava gli occhi riducendoli alla cecità, come lezione ai rari quilomboli che resistevano alla morte e venivano condannati, dopo essere accecati alle fauci di cani feroci, alla cui rabbia non potevano sfuggire. Ecco, i Quilombi, poi ci sta la spiegazione sotto. Quilombo è una comunità fondata dagli schiavi africani, era una specie di accampamento, no? Di questi schiavi che riuscivano a sfuggire dalle piantagioni. Era una specie di gruppetto, no? E che stavano lì. E durante l'epoca coloniale, quello più famoso foi il Quilombo di Palmares, che era, diciamo assim, fulcro di ribellioni e di rivolta contro gli schiavagisti. La cosa interessante è che Quilombo è una parola africana per disegnare questa specie di accampamento, questa specie di aldeia, di accampamento di questi schiavi, e che quando fuggivano erano accolti in queste cose. E quando riusciva a catturare quelli fuggiaschi, lui trattava in questo modo. Con tale sistema. Con tale sistema di repressione installò il terrore intorno ai suoi passi, ottenendo quindi fama e ricchezza. Tuttavia arrivò il tempo inevitabile della tomba e in questa nuova fase non trovò altro che nemici e erigersi vicino a lui, scusatemi, non trovò altro che nemici a erigersi vicino a lui nelle vesti dei temibili persecutori. Molte vittime di animo gentile lo avevano perdonato per le offese, ma altri non riuscirono a trovare la forza per il perdono spontaneo e si convertirono in vendicatori del passato ad accumulare il suo spirito di paura angosciante. Ingarbugliato nelle tele dell'usura e facendo dell'oro l'unico potere in cui credeva, non si accorse neanche un po' di essere trasportato da un modo di vita ad un altro, attraverso la morte.
Si crede nella prigione delle tenebre, tormentato dagli schiavi, prigioniero delle proprie vittime. Vive così tra la disperazione e il rimorso, martirizzato dalle reminiscenze delle fustigazioni che decretava e ipnotizzato dai carnefici di adesso, dei quali nel passato è stato carnefice, si vede ridotto alla cecità estrema, perché gli si sono sbilanciate nel corpo spirituale la facoltà della visione. Ecco, qua stai spiegando in che situazione si trova questo spirito disincarnato. Dice, ma che c'entra con la medianità? C'entra tutto, che mo entreremo, diciamo, prima fa il quadro generale, ci fa i fatti suoi, diciamo così, raccontano, facciamo un po' di spoiler dei fatti suoi della sua vita. No? Facciamo, diciamo, inciuci sulla sua vita e poi dopo capire come si procede. Don qua dice, ci cioè, sono vari punti importanti, che dice che le vittime che diciamo così, che sono andate avanti, che non si sono cristallizzate nella rabbia, addirittura alcuni hanno perdonato lui per quello che lui aveva combinato da vivo con loro. Altri invece non hanno perdonato affatto e sono diventati a sua volta carnefici di lui, che era stato carnefice prima. Vuol dire, invece di cercare di andare avanti nel mondo spirituale, si sono cristallizzati nella rabbia e praticamente lo stanno tenendo lì come se lui stesse in un carcere terreno. E lui non sa che, non è, che è morto, lui non si sente morto. Si sente vivo e pensa che sta in questo carcere buio per lui adesso forse 300 anni, no? Che non so, in questo momento lui è riuscito ad andare oltre, ma lì quando è stato scritto il libro erano passati 200 anni, passa di quando lui, então vuol dire per 200 anni lui sta in questa specie di carcere creato da lui stesso. Perché alle volte con la nostra paura e con le nostre convinzioni limitanti creiamo noi queste situazioni. Allora, passo avanti mentre. Ok, allora, mentre la nostra comprensione si ampliava, l'infelice fu situato accanto a Donna Celina. La misura mi impressionò sfavorevolmente. Proprio Donna Celina, la migliore medium della casa, e colei che dovrebbe accogliere l'indesiderabile comunicante, notai la luminosa aureola in contrasto con l'abito pestilenziale del forestiero e mi lasciai sopraffare dai irrefrenabili timori. Tale misura non sarebbe lo stesso che consegnare un'arpa delicata alle zampe di una bestia? Aulus, tuttavia, si affrettò a spiegarci. Calmati, l'amico de demente è penetrato nel tempio con la supervisione e il consenso dei mentori della casa. Ecco, lui ha detto, prima c'era la donna Eugenia, no? Che era la medium, che era a psicofonia, mediunità cosciente, no? Che abbiamo visto nel capitolo anteriore. E questa Celina è un'altra medium e che dice, ma proprio lei, che è la migliore della casa, lo dai a questo qua? Diciamo, è un spreco, dice lui, no? È un spreco di risorsa. E lui dice, no, che prima di tutto lui non è senza la supervisione di quelli che sono i mentori della casa. Então lei non sta da sola lì. E poi mo spiega meglio quanto ai Quanto fluidi. ai fluidi di natura deleteria, non abbiamo bisogno di temerli. Recedono istintivamente davanti alla luce spirituale che li molesta o disintegra. È per questo che ogni medium possiede un ambiente proprio ed ogni gruppo è caratterizzato da una corrente magnetica particolare di perseverazione e di difesa. Preservazione. Ah, preservazione, scusa, sono sul No, da tranquillo. telefono. Nubi infettive della terra sono tutti i giorni estinte o combattute dalle radiazioni solari e formazioni fluidiche inquietanti. Per tutto il tempo sono distrutte o spazzate via dal pianeta dalle energie superiori dello spirito. I raggi luminosi della mente orientata per il bene incidono sulle costruzioni del male sotto forma di scariche elettriche. E
intendendo che più aiuta colui che più può, nostra sorella Celina è la compagna ideale per l'aiuto di questo momento. Guarda questa espressione, che è più aiuta colui che più può, no? Questo è interessante. Então, e qua ci dà un'informazione interessante, che abbiamo già parlato di questo, no? Che prima di tutto, davanti alla luce, la tenebre non c'è scampo, è inutile. Non dobbiamo temere niente, perché davanti alla luce le tenebre non hanno la vinta. Poi lui sta dando una spiegazione che pure sull'ambiente terrestre, sul nostro pianeta, questa nube infettiva dai nostri pensieri, ricordate questo fatto di che siamo pure noi responsabili delle bombe in Palestina, con i nostri pensieri negativi e la nostra mente inquinata? Qua sta spiegando benissimo, dice che le nubi infettive della Terra sono tutti i giorni estinte o combattute dalla radiazione solare, che il sole aiuta, e formazioni fluide inquietanti deleterie, no? Per tutto il tempo sono distrutte e spazzate via dal pianeta, dalle energie superiori, degli spiriti superiori. No? I raggi luminosi della mente orientata per il bene, anche noi aiutiamo a spazzare via con la mente orientata per il bene, incidono sulle costruzioni del male sotto forma di scarica elettrica. Então, quando ci sono temporali, arregratevi ragazzi, quei temporali, anche se ci fanno paura, i temporali fanno bene non solo alla terra, ma anche a spazzare via questi fluidi deleteri, queste energia deleteria che circonda il nostro pianeta, ok? E dice, come lei è molto preparata, dice che più può aiuta colui che ha più bisogno. Então, qua dice, indicandola, esclamò. Osserviamo, la medium si svincolò dal corpo fisico come qualcuno che si consegna al sonno profondo e portò con sé l'aura luminosa di cui si incoronava. Clementino non ebbe necessità di aiutarla, sembrava avvezza a quel genere di compito. Malgrado ciò, il conduttore del gruppo la protesse solerte. Ecco, lei è uscita dal corpo fisico, è andata in astrale, subito, no? È andata in transe sonnambolico, no? E lì per poter fare la comunicazione con questo spirito. Vediamo la particolarità di questo tipo di medianità. Vai, la nobile signora. La nobile signora guardò il disperato visitatore con manifesta simpatia e gli aprì le braccia, aiutandolo a padroneggiare il veicolo fisico, così in onda. La verità, io non l'avrei accolto così, con tanta simpatia, uno cattivone come questo. Vuoi dire che lei era già un spirito abbastanza superiore per lasciar perdere la rabbia che avrebbe potuto venire dalla scoperta di questo essere così cattivo. Vai. Come fosse stato attratto da una forte calamita, il malato si gettò sull'organizzazione fisica della medium, aderendo ad essa istintivamente. Ecco, aderendo, non entrò nel suo corpo, no? È aderendo, come la zecca che si azzecca. Nessuno entra nel corpo di nessuno, non c'è sta possessione che entra. Lì nel film Ghost si vedeva che la medium faceva che lo spirito entrava dentro. No, non entra dentro. Nessuno entra dentro. Come ho già detto, unico è la moglie di Leandro, ce l'ha, è posseduta. È posseduta mia moglie, ancora per poco. È posseduta, perché è l'unico momento in cui un spirito entra nel corpo di un altro è durante la gravidanza, che là ci sono due spiriti, c'è cioè lo spirito della mamma e lo spirito del bambino, e lì sono due spiriti, ma a parte questo nessuno può entrare nel nostro corpo, ci possono azzeccare, stare vicino, molto vicino. Então vedi come là sta dicendo, no? Che
si è come una calamita, si gettò, no? Aderendo a essa, ma non no entrando in lei. Vai, aiutato. Aiutato dal protettore che lo accompagnava, si sedette con difficoltà, conformandosi intensamente collegato al cervello medianico. Ecco, è di spirito a perispirito. Então, lui si è collegato per spirito dalla medium, al cervello perispirituale della medium. Se Eugenia si era rivelata una degna infermiera, donna Celina si mostrò ai nostri occhi come una mamma altruista. Tale la devozione affettiva verso lo sfortunato ospite. Ecco la differenza tra le due medium, che una lavorava come una infermiera, che doveva essere attenta al suo compito, lì sta e lavorare, invece Donna Celina era più una mamma che accoglie e per poter aiutare. Dai. Da lei partirono fili brillanti ad avvolgerlo interamente il nuovo arrivato. In considerazione di ciò, nonostante padrone di sé, si dimostrava abbastanza controllato. Assomigliava ad un pesce in reazione furiosa, tra gli stretti confini di un contenitore che invano cercava di lacerare. Ecco, lui si debatteva, si dimenava, come se fosse che voleva uscire da quella situazione, perché comunque lui si sentiva calamitato lì e si sentiva costretto da questi fili brillanti, dall'energia di Donna Celina. Ok, proiettava. Proiettava da sé stiletti di tenebra che si fondevano nella luce con cui lo spirito di Celina lo avvolgeva, devota. Tentava di gridare insulti, ma invano. La medium era uno strumento passivo all'esterno, tuttavia nella profondità dell'essere mostrava le qualità morali positive che costituivano conquiste inalienabili, impedendo a quel fratello ogni manifestazione meno degna. Vi ricordate che nella Donna Eugenia, la medium anteriore, nel capitolo anteriore, lei, diciamo così, filtrava quello che diceva lo spirito e trasmetteva le parole dello spirito filtrata, diciamo, se lui diceva qualcosa di brutto, cattivo, non appropriato, lei, diciamo così, filtrava. Invece qua lei non filtrava, diciamo così, lui poteva dire quello che, ma lui si tratteneva perché la energia morale della medium, no, era così forte che lui no, impediva lui di fare lo scemo, di fare cominciare a dire delle cose meno degne, come dice qua. E lui, come era un fidalgo, diciamo che era un nobile, un aristocratico, ha detto: "Sono José Maria", poi sosteneva il visitatore. Sono José María, sosteneva il visitatore, molto irritato, allineando altri nomi con evidente istinto di imputare importanza alla sua origine. Ammucchiava lamentele, gettava recriminazioni e si rivoltava esasperato. Però mi resi conto che non stavo usando parole simili a quelle che aveva proferito vicino a noi. Si credeva come fosse ammanettato, picchiato, tuttavia continuava rude e aspro. Lui no, si tratteneva per colpa dell'energia di Celina, ma ancora era abbastanza rude, ma non diceva le parolacce che diceva vicino a Andrea Luisa e ai suoi amici. Vai, appariva. Appariva così completamente impiantato nell'organizzazione fisiologica della medium, tanto spontaneo e tanto naturale, che non calmai le domande che mi scorrevano rapide nel pensiero. Andrea Luiz, sempre curioso, perché lui era un medico e ricercatore, no? Un scienziato, então lui era sempre curioso di quello che stava accadendo e lui si frullava nel suo cervello tante di quelle domande. E mo, vediamo che cosa lui pensa. La medianità parlante in Celina era diversa. Eugenia e lei si erano sganciate dalla veste carnale durante il lavoro. Perché la prima si era mantenuta preoccupata? Quale infermiera inquieta, mentre la seconda sembrava devota custode del fratello demente, seguendolo con le cure di una madre? Perché in una di loro l'aspettativa tormentata e nell'altra la fiducia serena? Scusandoci per le condizioni. Per la condizione di apprendisti, Aulus cominciò a illuminarci, mentre Clementino e Raul Silva sostenevano le comunicante
attraverso preghiere e frasi rigeneratrici di incentivo per il bene. Diciamo così, Aulus, diciamo che sì, hai scusato loro di questi tipi di queste domande, perché pure c'era Andrea Luiz e Ilario, che era o amico di Andrea Luiz, che stavano lì studiando questi fenomeni, no? E Aulus e Clementino, che sono due spiriti, aiutava Raul Silva, che era o medio incarnato nella casa, che era il direttore della casa, no? Raul Silva, che attraverso Raul Silva, Aulus e Clementino mandavano energia rigeneratrice, incentivo di amore, di direzione al bene, di cercare di portare questo spirito alla luce. Vai, Selina. Celina, spiegò amorevole, è sonnambula perfetta. La psicofonia, nel suo caso, viene elaborata senza la necessità di collegare la corrente nervosa del cervello medianico alla mente dell'ospite che lo occupa. La sua spontaneità è tale nel trasferimento delle sue risorse all'entità bisognosa di soccorso e di affetto, che non ha alcuna difficoltà a scollegarsi in modo automatico dal campo sensoriale, perdendo temporaneamente il contatto con i centri motori della vita del cervello. La sua posizione medianimica è di estrema passività. Proprio per questo il comunicante si rivela più sicuro di se stesso, nella esteriorizzazione della propria personalità. Questo tuttavia non indica che nostra sorella debba essere assente o irresponsabile. Assieme al corpo che le appartiene, agisce nella condizione di madre generosa, aiutando il sofferente che attraverso essa si esprime, come se fosse fragile e protetto dalla sua bontà. Lo attrasse a sé, esercitando un sacrificio volontario che le è dolce e protetto della sua bontà. Scusate, che le è dolce al cuore fraterno e José Maria, disorientato e infelice, di gran lunga inferiore a lei, non le ha potuto resistere. Ecco, qua stai spiegando, no? Che lei, come medium sonnambolica, no? Lei si è scollegata dal suo corpo fisico, no? E praticamente lo spirito utilizza il suo veicolo fisico per comunicare di maniera libera, senza filtri. L'unico filtro che c'è è l'energia morale della medium, che blocca le manifestazioni meno degne. Ma diciamo così, lui può comunicare tranquillamente. Questo tipo di medium sonnambolico lo troviamo, per esempio, per fare un esempio, questo caso, no caso di Florence Anton, a moglie di Andrea Luiz, che è venuta qua la pictografia, no? Che, ossia la pittura medianica. Nella pittura medianica, cioè nella intervista che ha fatto Florence Anton a quel programma Mistero, no? Una gravazione, ho già mandato a voi avete già visto da qualche forma, ma li rimando un'altra volta. Lui spiegava che lui riesce a percepire il primo spirito che arriva, del primo pittore, che in genere era Rembrandt o mi sembra che è Rembrandt. Poi gli altri pittori che arrivano, Picasso, Monet, Toulouse-Lautrec, tutti gli altri, no? Matisse e altri, Manet, lui non sa chi sono. Lui va a conoscere quello che ha fatto, o dipinto che ha realizzato, dopo, quando esce dal transe medianimico, quando lui esce dal momento medianico, no? Quando lui esce dal trance medianimico, è che lui va a vedere che cosa ha fatto. Questo accade in queste medianità di effetti fisici, no caso della pittura medianica, e nel caso di João de Deus, che anche lui se ne va, diciamo così, il suo spirito da passaggio agli altri che si manifestano attraverso di lui, che ha visto o il documentario ha visto che entravano vari tipi di spiriti di altri personaggi,
no? Che diceva là Sant'Inazio, non so chi più, no? E in questo caso accadeva in questa forma, perché lui aveva la disponibilità di essere un medium sonnambulico, vuol dire lasciava libera agire allo spirito senza dover intervenire. E vediamo cosa può accadere in questo caso, che poi Andrea Luiz ti fa un sacco di domande che pure noi l'avremmo fatto sapendo questo fatto. Rimani, ok? Rimane così aggressivo tanto quanto è, ma si vede controllato nelle sue più piccole espressioni, perché la mente superiore subordina ciò che le si colloca indietro nei regni dello spirito. E per Chi questo. è superiore praticamente poi domina quello che è inferiore, è normale. È per questo motivo che l'ospite sperimenta con rigore il dominio affettuoso della missionaria che gli dispensa protezione assistenziale. Costretto a obbedirgli, riceve le energie mentali stringenti che lo obbligano a sostenersi in un atteggiamento rispettoso, nonostante disgustato come si sente. Prima della pausa che diventa naturale, notammo che Silva conseguiva chiari progressi nell'indottrinazione. Vediamo che durante il processo, no? Che loro stanno mandando energia, cercando di fanno dei passi magnetici, stanno pulendo un poco l'aura di questo spirito, che pure lo spirito c'è la sua aura, no? Pure nel regno dello spirito abbiamo un'aura, un corpo astrale dello spirito, pulendo un po' lo suo spirito, no? E stava avendo progressi, dice, stava facendo progressi nel cercare di portarlo al bene, di portarlo verso la luce. Vai, Lex Tirano. L'ex tiranno rurale cominciava ad assimilare alcune stringhe di luce. Ilario, tuttavia, provocò la prosecuzione della lezione chiedendo: Sebbene sia un aiuto prezioso, come si vede, donna Celina non ricorderà le parole che il visitatore pronuncia attraverso di lei? Se desidera, potrà ricordarle con fatica, ma nella situazione in cui si riconosce, non vede alcun vantaggio nel trattenere gli appunti che sente. Dice così, per la sua vita, che se ne frega se quello là era chi era lui, se era un nobile, se non era un nobile, che aveva schiavo, se non aveva schiavo, che cosa aveva fatto della vita. A lei non interessava questo, interessava il lavoro di portarlo alla luce. Questi spoiler della sua vita ci hanno dato loro come spiegazione, ma a lei non ci interessava affatto, ci interessava solo un lavoro che doveva fare. Então lei dice: no, no, non c'è necessità. Se lei vuole, farà un po' di fatica, no? Ma lei dice: ma perché vuole sprecare energia per sapere i fatti suoi se non mi interessa, no? Vai. Indubbiamente, meditò il mio collega, osserviamo singolare differenza tra le due medium che erano cadute in trance. Ho idea che nella psicofonia cosciente, donna Eugenia esercitasse un controllo più diretto sull'ospite che usava le sue risorse, mentre donna Celina, sebbene vigilando l'uomo con cui comunica, lo lascia più a suo agio, più libero. Se non fosse donna Celina l'abile lavoratrice, in grado di intervenire in tempo, in qualsiasi circostanza meno piacevole, non sarebbero da preferire le facoltà di donna Eugenia? Sì, Ilario, hai ragione. Il sonnambulismo puro, quando in mani incaute, può produrre bei fenomeni, ma è meno utile nella costruzione spirituale del bene. La psicofonia inconscia, in coloro che non posseggono meriti morali sufficienti nell'autodifesa, può portare alla possessione, sempre nociva, e che per questo, appena si evidenzia integrale negli ossessi, che si arresero alle forze vampirizzanti. Qua dice possessione nel senso che prende sopravvento sull'altro, ma non che si entra dentro, eh? Sempre in questo fatto che prende sopravvento sull'altro, dello spirito, sull'incarnato, sul medium. Sto dicendo che quando la persona non è preparata per questi tipi di fenomeni, che subito dice: ah no, io sono bravissima, perché basta un niente che subito vado in astrale. Oi, ragazzi, un attimo, se tu sei così facile di andare in astrale, sei pure anche più facile di essere accolto da questi spiriti che non aspettano altro per poter vampirizzarci, no? Perciò deve essere una cosa studiata, perciò stiamo studiando e stiamo
cercando di capire perché questa psicofonia inconsciente o sonnambulica e questi fenomeni sono seri. Se la persona non è preparata, può cadere gravi disturbi che poi può portare alla vita fisica questi disturbi. Ilario riflette. Ilario riflette un attimo e tornò a considerare. Qui vediamo la medium al di fuori del veicolo fisico, dominando mentalmente l'entità che le è inferiore. Ma e se fosse il contrario? Se avessimo qui un'entità intellettualmente superiore che padroneggia mentalmente il medium, in questo caso, ribatte il paziente interlocutore, Celina sarebbe naturalmente controllata. Se il comunicante fosse, in questo caso, un'intelligenza degenerata e perversa, il controllo spetterebbe ai mentori della casa e nel caso si trattasse di un messaggero con elevato patrimonio di conoscenze e di virtù, la medium si assoggetterebbe con soddisfazione, in quanto approfitterebbe dei vantaggi della presenza, così come il fiume si beneficia delle piogge che cadono dall'alto. Ecco, è bello questo perché dice, ma e se fosse uno, un spirito cattivo ma molto intelligente, molto bravo, da quei cattivi intelligenti, no? Non avrebbe sopraffatto lei? Sì, ma solo se lei non fosse protetta. Lei sta lì protetta dai mentori della casa e lei, quando è entrata in questa medianità, lei sapeva che avrebbe avuto protezione e che lei non sarebbe lì da sola, non sarebbe stata da sola. Então, c'è questo. E dice: e se nel caso fosse un spirito superiore e bravo, e lei sarebbe solo beneficiata da questo contatto e sarebbe un vantaggio. Chi non vuole essere soggiogato da un spirito superiore? Io sì, per piacere, spirito superiore, soggiogatemi, no? Non i cattivi, però. L'istruttore. L'istruttore avrebbe continuato, ma Clementino gli sollecitò la collaborazione per la rimozione di José María, che, un po' rinnovato, cominciava ad accettare il servizio della preghiera, arrivando persino a raggiungere la felicità di piangere. Il nostro orientatore passò a contribuire nell'assistenza al visitatore, che fu nuovamente consegnato all'amico paterno che lo aveva portato, al fine di ricoverarsi in una lontana organizzazione soccorritrice. Ecco, un altro che è andato verso la luce, non che già dice, ha felicità di piangere, vuol dire di riconoscere il suo errore, ha riconosciuto il suo errore e diciamo così, è stato portato a un'altra organizzazione, non a nostro lar, ma a un'altra per poter essere soccorso per il tipo di, diciamo così, di spirito che era. Che ancora doveva lavorare tanto, ma già il primo passo era stato fatto che lui non era più completamente lì a deriva come era prima. Ok, grazie Leandro, Andrea, no, Leandro, Andrea, Leandro, si chiama così, ecco, Andrea. Sì, Andrea Leandro, adesso il cognome di mia mamma. Che Leandro è pure un nome, è un nome, non Eh sì, lo so, lo so. sono due nomi. Perciò, in questo capitolo, no, che è interessante osservare questi aspetti della differenza delle due tipi di medianità, quella cosciente e quella incosciente. Diciamo così, incoscienti, ma con. Incosciente nel senso nel momento della medianità, non incosciente che uno si fa per incoscienza, no, sapendo coscientemente di quello che sta accadendo. Allora vi lascio a voi, parlate. Se avete delle domande, volete sapere qualcosa. Sono qui. Io sto intanto un attimo passando i messaggi sul gruppo, però Ciao non. Leila, buonasera. Antonio, caro, dimmi. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, io devo dire, allora io purtroppo sono entrato una mezz'oretta dopo, mi sono perso la prima parte, però devo dire la verità, anche i concetti che hai enunciato nell'ultima mezz'ora, negli ultimi 20 minuti. Sono abbastanza tostarelli. In che senso? Per esempio, io non avevo mai sentito il termine psicofonia. Sico? Fonia. Fonia.
quello che dicevate prima, psicofonia. Per c'è sta la psico esempio, psicografia, sì, questo so che cos'è, ma... grafia, Esatto. psicofonia, fono è quando lo spirito parla attraverso i medium. Ah, per questo si intende psicofonia, perché ok, non... allora mi confondevo con metafonia, che è attraverso No, l'aggeggio no. elettronico. No, lì la metafonia, lo spirito utilizza l'apparecchio elettrico, elettronico, ma Fammi capire utilizza. una cosa, la psicofonia era la stessa che veniva utilizzata dall'entità Andrea con Piancastelli? Sì. Quella è la psicofonia. Sì, quella è psicofonia. Tanto era, la psicofonia è riconosciuta che addirittura le varie trasmissioni, le varie comunicazioni di Andrea Piacastrelli là, Sì. sono state analizzate dai periti fonografici, non so, dei vari periti, no? C'è quello calligrafico e c'è quello fonografico, no? Sì. E hanno visto che erano persone diverse che parlavano, non era, parlavano attraverso i medium con voce di persone diverse. Tipo così, come se io improvvisamente cominciassi a parlare con la voce di un'altra persona. E che mi registrassi analizzando in questa analizzando in questa questo questo mio, il mio modo di parlare avrebbe avuto la certezza che non ero io. Ho Invece la capito. voce usciva dalla mia bocca, ma non ero io. Infatti, in alcuni Per esempio, Divaldo Franco, che durante le sue conferenze molte volte riceve lo spirito di Bezerra di Menezes, quando parla la sua voce cambia. Ho capito. Num congresso che sono andato a Milano, che ci stava questa medium di Portogallo, lei, quando ha cominciato a pregare e ha ricevuto la preghiera da dottor Bezerra de Menezes, lei era una donna, la voce era di un uomo. Sì. Perciò psicofonia. E se Invece lei la voglio fosse. capire anche un'altra cosa, ti faccio una Dimmi. domanda sempre in relazione a quello che avete letto. Quando l'ultimo passaggio che ha letto Andrea, quando dice sì, per esempio, la medium, siccome è protetta dagli spiriti benefattori, dai mentori della casa, non viene attaccata dallo spirito comunque. Poi se è uno spirito elevato, è bene che lei può avere solo beneficio. Però voglio capire una cosa, se invece non ci fossero i mentori della casa, Ah, e non fosse uno beh. spirito illuminato, ma fosse uno spirito negativo, che cosa accade? Sarebbe in balia da loro. Allora, uno quando comincia a praticare queste cose non deve mai, ma mai fare da solo. Quando vediamo dei film, delle cose, dice: bambini, a casa non fate quello che stiamo facendo noi, non fate queste cose, non fate da soli. È come noi diciamo, come dicono questi personaggi nei film ai bambini: bambini, non fate mai a casa quello che stiamo facendo. Perché? Perché ci vuole una preparazione, ci vuole un impegno. Per esempio, ogni giovedì che stiamo qua è preparato, è organizzato, non da me sì che faccio, preparo il lavoro per poter presentare a voi, ma è organizzato dal mondo spirituale, perché abbiamo fatto un patto di un appuntamento per ogni giovedì alle 21. Sarò qua. Então, o mondo spirituale prepara questa casa oggi, in questo momento, la mia casa, la casa vostra è un tempio. Ogni casa è un tempio, è una chiesa in questo momento, perché è stato preparato per questo momento, perché stiamo imparando cose del mondo spirituale, abbiamo chiamato a noi. Quando facciamo la preghiera iniziale, abbiamo chiamato a noi gli spiriti guida, gli spiriti protettori per poter sintonizzarci con noi,
Perciò quando facciamo queste riunioni la nostra energia è molto grande, anche se adesso siamo distanti, ma nel mondo, nell'energia, diciamo così, spaziale, no? Nello spazio, tempo di questo momento, non è, la realtà siamo collegati. Come se ci fossero fili che uscissero da ogni computer vostro, da ogni telefonino, da ogni testa vostra e si unissero nell'etere. Tutti quanti che ci... Immaginate questa immagine, che nello spazio siderale, no? Ci sta un solo fascio che esce, che poi scendendo sulla Terra viene da uno di noi, esce dalla nostra pineale, no? Questi fasci. E ci colleghiamo tutto nel mondo spirituale per questo momento. Se uno fa da solo, senza protezione, senza programmazione, senza niente, rimane in balia dai cattivi spiriti che possono, diciamo così, prendere la persona di mira. Se è una persona debole, possono, scombinare la vita della persona facendo, dando dei suggerimenti cattivi Capito, capito. attraverso, Come se capito? fossero dei vampiri energetici, diciamo, A sono parte succhiare delle l'energia, larve. ti convince, vai, vai, fai quello, dando agio ai nostri desideri, Sì. non tanti ai nostri piaceri, no? Dando più attenzione ai nostri piaceri che al nostro dovere, diciamo così. Non che non Ti dobbiamo faccio avere il piacere, non è questo, ma... Faccio un'altra domanda che è collegata, che Sì. mi interessa questa cosa, te l'ho fatta altre volte, però non in questa forma qua. Ti voglio chiedere questo. Tu hai sempre detto che è deleterio per un medium, sono deleterie per il medium tre cose: il sesso, la vanità e i soldi. Ma perché? Perché c'è una cattiva gestione dei tre? O perché c'è una Allora, brutta è quello che abbiamo parlato all'inizio, che io ho detto con rammarico che ho visto su Netflix il documentario su João de Deus, che è un medium brasiliano molto conosciuto internazionalmente, è andato pure Oprah da lui, Dyer è andato da lui. E allora, la vanità, perché uno diventa famoso, no? E tutta l'attenzione va su di lui. Tu immagina, perché alle volte gli artisti entrano in depressione o qualche cosa? Perché sentono la mancanza dell'applauso, capito? Della critica del pubblico. I soldi, perché quanto più famoso uno comincia a circolare i soldi, abbiamo visto in questo documentario come poi le persone influenti, diciamo così, andavano verso, convincevano questo personaggio a fare degli affari che poi non, diventavano loschi o diventavano per interessi monetari. E poi sesso. Perché quando ci sta un maestro, un guru, purtroppo noi femmina, no? O i maschi, no? Come le falene andiamo attorno, no? Vediamo quella persona, mettiamo in un pedestallo e deifichiamo, diventa un dio. Oh, quanto è bravo! Quanto è bello, può essere pure più brutto del mondo, ma diciamo quanto è bello, quanto è bravo, quanto parla bene, quanto è bravo a parlare. E mettiamo su un pedestallo delle persone che alla fine tutta questa attenzione, sia un uomo, una donna si vuole avvicinarsi, vuole fare, e lui ne approfittare. O addirittura non fanno niente di questo, come è il caso lì, in alcuni casi lì del John di Deus, che lui, diciamo così, si è lasciato andare ai bassi istinti. Dice, ma com'è che lui guariva le persone, era medio e guariva? Lui non era spiritista prima di tutto, ragazzi, lasciamo che non era spiritista proprio. Lui stesso diceva che non era spiritista, e non era, veramente non era spiritista. Era spiritualista e seguiva un sacco di cose delle religioni afro, di cui africana, no? Sì.
della santeria africana e usava delle cose, dei sistemi, delle cose della santeria africana. Ma lui guariva veramente. Facevo dei rituali, Lui una sorta di guariva rituale. veramente. Ma non era lui che guariva, anche se lui diceva, non sono io che guarisco, è Dio che guarisce. Che guarisce attraverso di me, ma no, lui non guariva, non era lui che guariva. Allora, immaginiamo, chi ha visto il documentario ha visto quei milioni e milioni di persone che si aggruppavano lì. Immagina l'energia, l'ettoplasma di tutta quella gente che stava lì per guarire, pregando, tutti quanti che pregavano. Immagino come a Lourdes, Sì. come a Lourdes, a Fatima, a non so dove ci sta la Madonna, che appare, cosa che tutta quella gente dice che guarisce. È a Madonna che guarisce? No, è l'energia della preghiera che attiva il mondo spirituale e manda i benefattori e i medici spirituali per dare assistenza a quelle persone. Il medium, no? Serve solo da, diciamo, canale per potere questa energia, per canalizzare l'energia, per Sì, pigliare tutta il questa energia tramite. e canalizza. Sì, è chiaro. Leila, ti posso fare l'ultima domanda? Poi Puoi fare taccio, non parlo più. No, quanto ne volete, devo recuperare l'altra volta che non sono venuto. Ti volevo chiedere una cosa. Tu prima hai fatto l'esempio di alcune persone che dicono io non ci metto niente ad arrivare in astrale, eccetera. Ma voglio capire una cosa, ma in astrale ci si arriva anche da vigile, non solo attraverso il dormiveglia? Ogni ora e mezza noi andiamo in astrale. Mentre dormiamo. No? Durante le 24 ore, un'ora e mezza, contate un'ora e mezza o 90 minuti più o meno, Sì. andiamo in astrale. Sai quando tu improvvisamente sta così che guarda all'infinito senza pensare a niente, è andato in astrale per un attimino. Ho Noi capito. ogni 90 minuti più o meno andiamo in astrale. Allora, c'è gente che sa controllare questo momento Ecco, ha delle tecniche di gestione. che gestisce bene questo momento e può andare in qualsiasi momento. Ma senza un'appropriata protezione, un appropriato, diciamo così, comportamento. Perché tutto c'è a vedere con il bene, Sì. non con l'egoismo, non con l'orgoglio, non con la vanità, con il bene. Se c'è del bene in quello che tu stai facendo, tu sei protetto comunque. Ma se c'è un minimo di vanità, un minimo di orgoglio, lì io non metto la mia mano nel fuoco per nessuno, È chiaro. perché non posso dire niente. Ma se c'è del bene, ok, va bene. Se la intenzione, non che, diciamo, la mia intenzione è buona, sì, ma guarda un poco, la intenzione del cuore. Dio non legge le nostre parole, vede il nostro cuore. Non è quello che Gesù diceva, il vostro tesoro sta dove sta il vostro cuore. Então, se noi riusciamo ad andare in astrale con facilità, no? Andiamo comunque ogni 90 minuti. Quando tu improvvisamente ti viene quella po' di sonne, che sono, o quando tu Sì. guardi così assorto, che non sta pensando a niente, con gli occhi fissi in un punto Quando qualsiasi facciamo la lontano. faccia da scoccafisso, da pesce lesso. Ecco, bravo. No? E stiamo andando in astrale. Chi sa gestire questo momento? Perché è un momento, diciamo, di collegamento, è un momento che noi ci colleghiamo con l'universo. Ho capito. Beh, diciamo che anche stasera ti sei meritato il tuo 10 e lode, Leila, devo dire la verità. No, io Quindi no. grazie, grazie. Allora, io lavoro meglio quando mi fate le domande. Perciò mi manca molto Luca perché mi sprona a parlare degli argomenti che sono interessanti per voi. Io sto seguendo questo libro perché
Stiamo facendo omaggio che 200 anni del libro dei medium. Ma come un libro dei medium, scritto 200 anni fa, è molto filosofico, è molto schematico. Questo libro qua raccontano gli esempi di quello che accade durante la medianità e vista dal mondo spirituale. Perciò è È più interessante. operativo. È come se fosse un manuale operativo. Bravo, è un manuale operativo. Che poi vi mando il testo, dovevo mandare prima, ma non sono riuscita. Vi mando il testo, così potete leggere con tranquillità a casa. Fate una cartella di tutti questi di giovedì, che è numerato, comunque è numerato nel dominio della medianità, che avete proprio il libro in completo, cioè tradotto in italiano. Perciò, quando avete le domande, è quello che mi fa andare avanti per voi. Sono le vostre domande che fa sì che l'argomento possa seguire avanti. Non domandate. No, Andrea, c'è qualcosa lì? stavo guardando, no. Ok, siete Stavo guardando, bravissimi. no. Voi lì dello specchio dell'anima, se avete delle domande, tranquilli, sono argomenti un po', diciamo così, specifici in questo giovedì, che un giovedì parliamo di medianità, un altro leggiamo il libro degli spiriti, che è tutto basato, tutto questo che stiamo parlando, sta nel libro degli spiriti. So che lì sta spiegato in un'altra maniera. E Andrea Luiz, come è del secolo, del XX secolo, no? È ancora diciamo così, nel mondo spirituale che lavora ancora per poter insegnarci, per poter portare a noi queste informazioni. Noi approfittiamo di lui, che era curioso, e togliamo le nostre curiosità. Leila, ti posso fare un'altra domanda, visto che non c'è nessuno? Mi puoi spiegare, beh, a tutti, diciamo, chi ti ascolta, proprio il concetto chi è il medium contattista? Allora, dipende come è un medium, contattista, che fa il contatto con chi? Con i parenti, con il mondo spirituale, con le entità? Sì. Ecco, è chi usa strumenti o solo o attraverso proprio Senza strumenti. senza strumenti? È un medium, non c'è altro nome. Diciamo così, è un intermedio, è quello che si fa da canale al mondo spirituale per poter ricevere i messaggi del mondo spirituale. È chiaro che ci sono tanti tipi di persone e di medium che fanno questo. Ognuno c'è un suo modo di fare. C'è alcuni che si sono specializzati attraverso la metafonia. Altri si sono specializzati, che sono andati a Londra a studiare in una specie di college di medianità che c'è lì e hanno trovato un sistema a modo loro, no? Quelli che studiano Kardec ci siamo specializzati in un altro modo. Ognuno si è specializzato in un tipo. Per esempio, quando il medium passista che sono io, no? Io sono un medium passista. Che vuol dire passista? No, in Brasile passista è quello che fa la samba pure, no? Che fa i passi della samba. Di passaggio, un medium che dà passaggio, passi è un passaggio, no? Nel momento in cui sto facendo i passi, sono contattista anche lì, perché ogni tanto accade che posso percepire qualcosa del mondo spirituale che poi che è un messaggio per la persona a cui sto facendo i passi. Sì. Capito? Non come questi altri che fanno proprio il messaggio. No, sono intuizioni, parole, immagini.
Anche visualizzazioni, giusto? Anche Sì. visualizzazioni. Sì, alcune immagini, alcune visualizzazioni, alle volte viene una parolina nel cervello, alle volte viene un'immagine, o riesco a vedere qualche cosa così che vedo la sagoma, no? Sì. Può accadere, ma quando faccio questo mi preparo prima, non faccio così, ah, oggi vengo lì per fare, no, mi preparo prima di fare. Perché no, anche lì non è da scherzare, non è che vada uno e dice, ah, venga, facciamo qua, sì, andiamo qua, vieni qua, che faccio. No, uno si prepara un pochettino per farlo, perché ci vuole la preparazione e il rispetto comune spirituale, perché loro non stanno alla nostra mercé, no? Non è che sono lì alla nostra volontà. Loro ce l'hanno da fare, come abbiamo visto, hanno tanto da fare, e noi stanno lì per conto nostro, no? Então, se eu voglio che durante i passi io sia aiutata per poter aiutare la persona a cui sto mandando, dando questa energia, come la pranoterapia, no? Sto passando questa energia come Reiki, io devo prepararmi, mi devo preparare un attimino per poter farlo e perché possa avere un beneficio maggiore. Perché se no è solo una cosa così, senza, diciamo, non è niente, posso dare i miei fluidi, è una cosa animica, perché ci sta pure il passe animico, ossia che il mondo spirituale non c'entra niente, che sto dando proprio la mia energia elettromagnetica personale mia. Personale, la tua personale. Capito? Ma preferisco di no, preferisco che sia un mondo spirituale che ci mandi questa energia. Però è bello, sai questa cosa, perché ti rendi conto che la medianità ha varie sfaccettature. Sì. C'è ognuno ha una propria medianità, tu l'hai sempre detto, o tutti noi siamo medium. Poi dipende dalla ricettività dei segni che riusciamo a leggere e dalla nostra attitudine personale. Molto bello questo Gente che discorso. c'è la medianità onirica. Onirica, certo, attraverso il sogno, come no? Che sogna delle cose che sono vere e proprie cose incredibili, messaggi incredibili attraverso i sogni. C'è altri che hanno l'intuizione, la medianità intuitiva che percepisce, l'altra è la medianità empatica, che uno arriva vicino all'altro e percepisce o dolore o allegria o chi sia dell'altro. Ci sono Lele, tanti tipi. ci sono medium che vedono. Oggi ci esistono dei medium che vedono proprio lo spirito, Sì, riescono a vederlo. Ci sono. Non è comune, però ci sono. Oh, Divaldo è ancora vivo, c'è 94 anni, farà 95, è ancora vivo e vedi, vedi proprio, vedi. Le riesce proprio a vedere. Allora, di lui, Divaldo pure era un Teixeira, ogni tanto è qualcuno che vede proprio lo spirito, che riesce a vedere, ci stanno, ci stanno. Alle volte loro non parlano perché prima si dice, ah, vedo. Io quando qualcuno mi dice qualcosa, io non vedo, non sento e non parlo con nessuno. Non vedo Come le niente. scimmiette. No, niente, sono come le scimmietta, no? Non niente. Perché era considerato pazzo. È vero, è No? vero. Uno dice che vedi, dice, ma tu non sei buono. No? Ti mandano subito in manicomio, anche se sono chiusi, ma ti reputano pazzo. Então, la gente con paura del giudizio degli altri. Ci sono alcune persone che sono medici, che sono avvocati o che sono psicologi addirittura o delle persone, diciamo così, professioniste, no? Che vedono che potrebbero fare tanto, ma per paura di poi non essere considerati e poi andare meno la loro professione, no? Il loro lavoro, perché dici no, non andiamo da quello che là è pazzo, no? Non dicono niente, stanno per conto loro e come qua non c'è questa
abitudini, no? Di studiare la spiritualità, come c'è là in Brasile. In Brasile è normale, se uno dice vedo, nessuno ti dice niente, nessuno fa caso a te, dice ah, va bene, lo vedo pure io, non ti preoccupare. No, 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 nessuno si fa, ma come qua non è comune, no? Non c'è questa abitudine di studiare il mondo spirituale, la gente non dice niente, ha paura di dire, ha paura di raccontare. No. Então rimani così, la persona rimane nel dubbio, che dice, sarà che ho visto veramente? Come mai? Ma questo, no, forse sto diventando pazzo. La persona rimane così nel dubbio, no? O si fa pieno di prosopopei e dice, io vedo, sento, faccio. No? Dobbiamo evitare. Então, è un'educazione vera e propria che stiamo cercando di fare su noi stessi. Sì. È un lavoro su di noi. Niente. Grazie Leila, grazie mille. Qualcun altro? Se no, chiudiamo. Guarda, io volevo chiederti soltanto una cosa, una curiosità che mi è venuta in mente, no? E mi chiedevo una cosa, per esempio, quel medium lì, no? João de Deus, no? Con quel, diciamo, non so come dire, con questa sua parte oscura, diciamo così, no? Per quello che faceva. Ma com'è possibile che riuscisse comunque a A praticare le guarire. guarigioni? Cioè, io mi chiedo, immagino che questa persona, per ciò che commetteva, fosse stata attorniata da spiriti bassi e ossessori, molto probabilmente, no? Per fare quello che faceva poi nella sua vita materiale. Quindi mi Allora. chiedo, com'era possibile che riusciva comunque ad utilizzare questa energia, anche presa da tutte le persone che andavano, canalizzarla e fare comunque qualcosa di Bene, positivo? allora, ci sono due ipotesi, due ragionamenti in questo caso, tutte e due valide, tutte e due, no, uno non esclude l'altro, che è lui, il male alle volte attua nel bene per poter fare, diciamo così, con questa sua azione. Lui ha fatto male alla spiritualità nel mondo fisico, nel senso che chi aveva dubbi sulla spiritualità, non sullo spiritismo, ma sulla spiritualità, è arrivato, aveva visto, ti avevo detto che era tutto cosa di imbroglioni, che erano tutti così. Ha visto, ti avevo detto. Aiutato queste persone che criticano la spiritualità e che dicono che è tutto sciocchezze. Aumentare la filiera di quelli che non credono. L'altra cosa è che quando come Dio aiuta la creatura attraverso la creatura, usa tutti i mezzi possibili, immaginabili per poter aiutare, pure il male in questo caso. Quelle persone avevano bisogno di essere guarite, quelle che si sono guarite, che sono state migliaia di persone, avevano bisogno di essere guarite e sono state guarite. E poi l'energia di amore che c'era delle persone che venivano lì e delle altre che già che lavoravano lì, che aiutavano lì, che erano inconsapevoli di quello che stava accadendo, erano più l'energia loro che propriamente quella del medium. Non so se tu hai visto nella intervista che ha dato lui, l'avvocato suo ha detto che quando lui è andato in carcere hanno dovuto lasciare una lucina accesa perché Sì, nel buio lui aveva paura. c'era anche un suo compagno di Era cella che ha dichiarato che terrorizzato. gli doveva tenere la mano perché era terrorizzato. Era terrorizzato dal buio. Io penso che la sua punizione era già cominciata ad arrivare. Capito? Perché nessuno fa quello che ha fatto lui senza avere impunemente. Nessuno fa quello impunemente. E un mondo spirituale, comunque, la punizione c'è stata. Ci sta.
è ancora tutto in atto, diciamo così, che lui è ancora lì, sta ancora là. Ma un mondo spirituale, quando deve agire, usa tutti i mezzi, qualsiasi mezzi. Pure una cosa che, diciamo così, che è rotta, pure se questo bicchiere è rotto, ma comunque può trattenere un pochettino d'acqua, usiamolo, perché è l'unico che abbiamo in questo momento. E usa quel bicchiere. Per esempio, Chico Xavier, no? Lui era anche medio di guarigione, lui guariva le persone. Ha guarito un sacco di gente, ma lui non faceva nessuno parlare di questo. Non voleva che si sapesse. Non raccontava. Si è saputo dopo che lui è morto. Delle persone che lui ha guarito, dopo che lui è morto, si è saputo delle guarigioni che faceva, che lui non permetteva che nessuno parlasse. Come diceva Gesù, va, guarisci, ma non racconta a nessuno, non dice a nessuno. Non faceva sapere. A proposito, un comunicato di stampa. Questa settimana è decretato per il Congresso Nazionale Brasiliano come Chico Xavier come eroe della patria. Perché per i servizi che lui ha prestato nel bene alle persone, per quello che ha fatto, lui è considerato adesso in Brasile eroe della patria. Quando danno medaglia di eroe della patria, lui adesso è stato per il Congresso Nazionale. Chico Xavier è considerato eroe della patria. Lui non aveva bisogno di niente di questo, no? Praticamente era povero e viveva umilmente, ma è interessante un riconoscimento che hanno per vedere la mola di energia, di lavoro e di beneficio che lui ha portato a tanta gente. E poi ragazzi, 500 erotti libri di tutti i tipi, di tutte le maniere, non è facile. E di tanti argomenti diversi. In altre lingue, perché lui ha scritto pure in tedesco, in inglese, in francese, in russo, e lui non parlava queste lingue, assolutamente. Lui ha C'è scritto proprio in queste lingue. Marisa che fa una domanda, ma alla fine hai dato già la risposta che dice la domanda che ti ho fatto io dice la stessa che avrebbe voluto fare Marisa e aggiungeva come può un medium pieno di ego canalizzare? Però penso che hai già risposto perché hai detto appunto che il mondo spirituale percorre qualsiasi tipo di strada. Sim, como se diz em Brasília, Deus escreve certo por linhas tortas, ou seja, escreve justo, não? Bene, anche se le linee sono storte. Lui, quando ti deve arrivare il messaggio, arriva da qualsiasi parte. Solo che è chiaro che il male non viene nascosto per sempre, un giorno viene a tona. Un medium non bravo, non può, non, uno non riesce a mentire per sempre. Un giorno o l'altro si scopre e lì cade tutta, no? Quanto più alto, più grande è la caduta. Unica cosa è che dice, ma come fanno le persone a difendersi da questi, come fanno gli incauti a difendersi da questi tipo di medium? No. Allora, ragazzi, se io vado da un medium e lui comincia a toccarmi, io un attimino mi viene un sospetto, no? Ah, ma io mi voglio guarire, lui sta dicendo che ha bisogno di toccarmi, no? Perché è per passare l'energia. Allora, noi quando facciamo i passi, nessuno tocca il corpo di nessuno, non si tocca. Non si mette la mano addosso a nessuno, si va nell'aura, nel mondo spirituale, perché noi stiamo facendo i passi per il corpo, stiamo facendo i passi per lo spirito. Então è il corpo spirituale in cui stiamo agendo.
che poi il corpo spirituale si incaricherà di dare l'energia al corpo fisico. Então, non si deve toccare. Se qualcuno comincia a toccare, no? Comincia a dire delle cose strane, usiamo il nostro cervello, la ragione. Perciò mi piace lo spirito, è fede ragionata. Dobbiamo ragionare sulle cose, non prendere tutto come oro colato. Dubitate, non accettate neanche le parole mie che dico. Andate a cercare. Oggi ci sta internet che è incredibile, tu puoi trovare di tutto, risposta per tutto. Mettete la parola lì, cercate, non date per oro colato niente che le persone dicono. Perché non so l'intenzione di chi mi sta parlando, dell'interlocutore, non so qual è la sua intenzione, se è per il bene o se è per il bene suo, per il bene di se stesso o per il bene generale. Então, dubitate, è importante dubitare, perché il dubbio porta alla verità. Quando dubitiamo, vuol dire che stiamo cercando la verità. E dobbiamo fare, dobbiamo dubitare. Solo che quando arriva un medium, che è, diciamo che se no è un po' carogna, no? Come questo, in questo caso, io preferisco andare da quelli che so che non sono carogna. Preferisco andare dal medium che per il suo esempio. Guardate. Il frutto non cade mai lontano dall'albero. Se io vedo il suo comportamento nella sua vita, conosco le persone che conoscono lui o lui o lei che agisce in un certo modo, e a me eticamente quel comportamento non, per me non è accettabile perché per l'etica, per la morale, per me non è un comportamento degno, io mi allontano. Quando un'impresa è priva di merito, io non mi salgo a bordo. Se l'impresa è priva di merito, io declino. Non dobbiamo essere vigili in questo caso. Quando vediamo che il comportamento della persona non è consono con le sue parole, anche se è un bravo medium, io non ci vado a cercare lui. Sinceramente. Preferisco no, perché molte volte, se ci stanno spiriti ossessori lì che stanno approfittando di lui, vampirizzando questo medium, per poter vampirizzare gli altri, io alle volte posso andare lì senza nessun ossessore e tornare a casa pieno, con la valigia, come se fosse dei rami di un albero pieno di macachi appreso. Preferisco di no. Perciò preferisco di no. Io ho deciso, quando ho fatto il gruppo qua a casa, no? Di non fare lavori medianici, perché casa è casa. Un centro, un gruppo, un'associazione dove c'è una sede propria, tu fai lì, rimani lì, c'è la sua protezione, diciamo, tutto, pure c'è la protezione a casa. Sì, ma io ci vivo ogni giorno. Então, per la preghiera, per lo studio, per il Vangelo va bene, ma per un lavoro di disossessione c'è bisogno di un posto adatto, perché lì ci sta tutta l'energia concentrata. È energia fisica, non è energia così che uno dice, ah, è energia. No, è fisico la roba, è materiale. Diventa un'energia fisica. Perciò uno deve stare attento alle cose che fa, pure a casa sua. È un monito per tutti noi. Io no, non faccio questi lavori a casa per questo. Quando si fa preghiera e passi, ok, ma a parte questo, no. Studio. Per colpa di questo motivo, di che c'è l'ambiente adatto e un mondo spirituale non è una cosa da fare, da giocare, da curiosità. Siamo curiosi, come Andrea Luiz è curioso, ma preferisco esercitare la mia curiosità in un altro modo, senza mettere in pericolo già la mia vita conturbata come è fatta già. Qualche altra domanda, qualche altra cosa? Non so se ho risposto a Marisa. Sì, ti ringrazio. Ok, grazie.
Grazie a voi ragazzi, grazie veramente di cuore perché vedi, siete voi che ci spronate a migliorare, a imparare, a studiare per poter rispondere a voi. E la prossima settimana entriamo nell'altro capitolo del libro degli spiriti che è la legge di amore, giustizia e carità, che è bellissimo, molto molto bello. Ok? Un bacione, siate in pace, siate con Dio, che il vostro fine settimana sia meraviglioso, andate avanti e vi mando il testo di questa sera. Ok? Un bacione a tutti, vi voglio bene e vi amo. Tanta, tanta, tanta energia, approfittate di questa energia di questa sera, fate un autopassi, ossia andate verso voi stessi, mandate energia a voi stessi, ai vostri figli che state lì vicino a voi, alle persone che amate, ai vostri animali, alle vostre piante, che c'è la pianta qua, a tutto il creato, all'universo. Un bacione. Grazie, Leila. Buonanotte. Buonanotte, Grazie, buonanotte. ragazzi. Buonanotte a tutti. Alla prossima. Ciao, ciao, alla Ciao. prossima. Ciao.